grave lutto sconvolge il nostro paese, l'Italia. È morta infatti proprio ieri, 28 dicembre 2018, la grande Yahya Fiastri. Era nota anche come Yahya Fiastri, scritto con la J e non solo con la I iniziale. Chi era costei? Era una commediografa, una paroliera ed una sceneggiatrice, ovviamente italiana. Scrisse per il cinema nel 64, collaborò alla sceneggiatura della pellicola L'idea fissa di Mino Guarini e Gianni Puccini. Proseguì quindi la sua carriera, la sua attività in film come Il marito è mio e L'ammasso quando mi pare di Campanile e Vedo nudo di Lino Risi. Nel 69 venne chiamata da Garinei e Giovannini per sostituire Luigi Magni alla stesura del testo della commedia musicale Angeli in bandiera. Nel 75 scrisse ben due canzoni inedite per Caterina Caselli per lo show intitolato Una grande emozione, ma anche i testi dello spettacolo televisivo Innamorare dappertutto e La calzetta. La Fiastri, vi ricordo che fu in procinto di scrivere un musical per la cantante, ma all'ultimo momento l'artista diede forfait, si ritirò di lì a poco dal mondo delle sette notti. Lavorò anche in maniera autonoma, nel 76 scrisse Amori miei, musicato da Canfora e rappresentato in tutto il nostro paese da Vanoni, Duilio Del Prete e Gianrico Tedeschi. Si spegne a Roma alla veneranda età di 84 anni, complessivamente raggiunti con grande grinta e con grande professionalità. Vi ringrazio per l'ascolto, tutte le informazioni che avete ascoltato sono state prese da Wikipedia, l'enciclopedia libera, pertanto prive di copyright. Questo video di oggi, che è il 29 dicembre 2018, non vuole, non intende ledere la privacy di Yahya Fiastri, ma solo ed esclusivamente informare eventuali persone del fatto che purtroppo questa grande artista italiana è morta. Ripeto, questo video non vuole ledere la sua privacy né della sua amata famiglia. Se questo video dovesse dare fastidio, dovesse essere visto come una lesione della privacy, basterà che i diretti interessati o un componente della famiglia Fiastri mi mandino un messaggio nel mio indirizzo di posta elettronica, che è narratoreitaliano@gmail.com, ripeto, narratoreitaliano@gmail.com, e provvederò a eliminare questo video. Ma se non mi arriverà nulla, significa che tacitamente questo video può restare qua sul tubo. Un salutone caro a voi tutti, esimi utenti di YouTube. Yahya Fiastri, riposi in pace. Amen.